Dopo aver affrontato con successo la prova di Steam Greenlight, i ragazzi di Rage Quit Studios propongono Strike Vector, uno sparatutto competitivo online che tenta di riproporre la formula classica dell'arena FPS a bordo di velocissime navicelle. Per chiunque non si sia fatto le ossa su Unreal Tournament e Quake 3, l'approccio a Strike Vector potrebbe essere traumatico. La velocità a cui la nave viene sparata nelle arene, ricche di insidiosi ostacoli, può disorientare e per prendere confidenza con il mezzo occorrerà senza dubbio qualche minuto. I controlli non sono complessi, ma presentano particolarità che richiedono abitudine. Innanzitutto, anche lasciando i comandi, la navicella procede ad una velocità standard, che può essere aumentata premendo il tasto V. Con il tasto destro e sinistro del mouse si spara con le due armi scelte ad inizio partita, con un terzo tasto si attiva l'abilità speciale e con la barra spaziatrice ci si ferma a mezz'aria. Proprio quest'ultima possibilità si rivela ben presto una delle più belle idee messe in campo dai ragazzi di Rage Quit, dato che permette non solo di prendere la mira con cura, ma anche di effettuare velocissime inversioni a 180 gradi. Il bilanciamento è uno dei punti di forza di Strike Vector, cominciando dal fatto che non esistono nel gioco upgrade prestazionali per le navicelle. Si combatte tutti ad armi pari, scegliendo di volta in volta da un pool di armi ben assortito e bilanciato, secondo una logica che compensa ad esempio la ricerca automatica del bersaglio con una ridotta potenza all'impatto, oppure vede la straordinaria potenza del fucile da cecchino controbilanciata dalla difficoltà d'utilizzo. La schermata di selezione delle armi permette di dotarsi anche di un'abilità passiva, con scelta tra difesa aumentata, range di ricerca dei nemici esteso o una maggiore resistenza ai radar nemici, e di un attacco speciale. Questa varietà di strumenti a disposizione del giocatore permette una gestione intelligente della nave, anche in relazione al proprio livello d'abilità. I meno skillati, equipaggiando a dovere la nave con strumenti difensivi, potrebbero dunque avere una chance anche contro avversari molto abili. Le modalità al momento offerte sono i classici deathmatch, ossia squadre o tutti contro tutti, una variante con punti strategici da conquistare e cacciatore di taglie che vede i giocatori accumulare i soldi con le kill, rischiando poi di perdere tutto il gruzzolo in caso di eliminazione. Ottimo lavoro anche sulla decina d'ambientazioni, che variano molto sia dal punto di vista visivo e cromatico, sia sotto l'aspetto strategico. Per quanto Strike Vector sia un ottimo progetto, i ragazzi di Rage Quit hanno ancora del lavoro da fare. Al momento attuale, una decina di ore intense sono sufficienti per esaurire quasi completamente le attrattive del gioco, ma gli sviluppatori hanno già promesso un costante rilascio di contenuti aggiuntivi gratuiti, a partire dal 28 febbraio. A parte la questione contenutistica, il gioco ha anche bisogno di un po' di lavoro dal punto di vista della stabilità dei server. Il grande afflusso di giocatori successivo al rilascio causa qualche disconnessione e soprattutto una lista server che fa fatica ad aggiornarsi in tempo reale, indicando come ancora accessibili server che sono di fatto già pieni. Dal punto di vista grafico, i Rage Quit hanno fatto un ottimo lavoro. L'Unreal Development Kit è stato sfruttato al massimo delle sue capacità, abbinando un buon design di ispirazione fantascientifica a una modellazione poligonale di livello. L'interazione con gli elementi dello sfondo è praticamente inesistente, ma questo sarà praticamente impossibile da notare durante i velocissimi scontri. La scalabilità è un altro punto di forza del comparto tecnico, in grado di offrire buone prestazioni anche su macchine non più recentissime. Strike Vector rappresenta, per tutti i nostalgici degli arena FPS, una chance unica nel suo genere per ributtarsi a capofitto nell'allenamento dei riflessi e della velocità. Il gameplay solido e finemente bilanciato non presenta particolari difetti, mentre da segnalare al momento è la scarsità di contenuti. Proprio qui sarà fondamentale l'intervento degli sviluppatori, i quali peraltro si sono già impegnati nei confronti della community per quanto riguarda l'arricchimento dell'offerta ludica. Già così in ogni caso, Strike Vector rappresenta un'offerta unica nel suo genere, assolutamente da considerare per tutti coloro che desiderino un'esperienza competitiva veloce, bilanciata e dannatamente difficile.